Va bene, siamo in diretta, siamo sui 101-301 MHz in modulazione di frequenza di Radio Torre Ribera. Abbiamo un ospite in studio qui da noi, Giuseppe Cipolla. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuto qui da noi a Radio Torre Ribera. Facciamo vedere anche Assaggini. Facciamo vedere Assaggini e il libro che ci ha portato qua, scritto da suo papà Giovanni Cipolla, proprio pochi mesi prima, pochi giorni, non pochi mesi, pochi giorni prima della sua prematura scomparsa. E allora, noi ci siamo già incontrati per presentare questo libro, già una volta abbiamo fatto la diretta Facebook con Mariangela Bella, sì. Bella, quando è uscito il libro, lo abbiamo presentato come un doveroso omaggio a Giovanni Cipolla, che era anche un socio di Radio Torre Ribera, e quindi ce lo ricordiamo benissimo. Allora, Giuseppe, tu siete in Italia, tuo fratello è a Roma, abbiamo fatto una diretta il 21, il 23 novembre da Roma. E invece di andare a Milano, tu vieni qui a Ribera e ci vieni a trovare. Parlaci un po', Con dimmi, immenso piacere, sì, benvenuto. grazie, grazie innanzitutto di aver accolto e di avermi invitato in questa giornata particolare per noi, perché oltretutto è pure il compleanno di papà, il 7 febbraio, quindi insomma è un modo anche per ricordarlo in questa giornata molto, molto, molto particolare. Allora, che dire, la storia sua è stata una storia molto intensa di partecipazione, dico, a tutti gli eventi culturali di Ribera come animatore, insomma, come anche, oltre che con il teatro, anche con la radio, come hai ricordato tu, è stato tra i soci, tra i primi soci, le foto lo documentano, di Radio Torre Ribera, che si conferma sempre un punto importantissimo, un faro, no? Di Un faro. collegamento, ecco, perché oggi come oggi è importante avere questi punti di riferimento che purtroppo scarseggiano. E quindi mi fa piacere veramente essere qua. Per quanto riguarda Assaggini, in realtà è un lavoro che era stato pensato da lui già da anni, perché non è la sua prima pubblicazione, come saprete, però diciamo che si dilettava a produrre cose diverse, quindi in realtà è proprio un insieme di elementi, c'entrano il teatro, c'entra la poesia, c'entra la musica, con le parodie musicali, di canzoni come quello di Celentano e tante altre, ce ne sono proprio leggibili testi. È venuto fuori un lavoro che lui voleva pubblicare, poi purtroppo è venuto la scomparsa, però in realtà il lavoro era pronto per essere già dato alle stampe, quindi è stata una cosa veramente molto molto particolare questa per noi, perché sai, dopo Dopo tanto lavoro. sì, i momenti particolari noi pensavamo che c'era da lavorare molto per poter assemblare tutto il suo lavoro. In realtà il libro era già pronto, lui aveva già contattato l'editrice, che è Mariangela Bella, che saluto, e praticamente abbiamo dovuto semplicemente darlo alle stampe, basta. È stato presentato l'inverno scorso a Ribera, sta avendo un grandissimo successo, devo dire, proprio perché è un libro per tutte le stagioni, nel senso che si può trovare, e tra l'altro anticipo che non è l'ultima pubblicazione, nel senso che ne abbiamo di elementi tra di loro, cioè si possono assemblare tanti lavori, ed è un lavoro veramente veramente ricco di elementi tra di loro diversi. Si va dagli aforismi alle poesie serie dei miei sogni e la mia realtà. Vedete, per esempio, Lumenere Santo, che papà scrisse in occasione di un Venerdì Santo passato di Ribera, così come anche agli elementi teatrali tra moglie e marito, oppure insomma gli aforismi, come dicevo, anche i testi del teatro. Tutte queste sono raccolte in quest'opera che è venuta veramente molto particolare. Sì, ci sono poi i ricordi che accompagnano Scruscio di carta sa Sì, e cubata cubata niente. Ma niente. questo non era scritto, poi bisognava inventarlo il cubata niente, perché prima era Scruscio di carta sa e poi in piazza ognuno ci voleva mettere quello che ci metteva, lo lasciava libero all'interpretazione. Però chiaramente c'è ancora tanto materiale, per esempio. Ci sono tutti i post che venivano Sì. pubblicati su Facebook che potrebbero essere ripresi per una eventuale pubblicazione, perché Assolutamente. sono dei pezzi davvero memorabili messi là ed era un appuntamento fisso mattutino con il pensierino di Giovanni. Ecco, ci avete pensato a questa cosa?
Sì, era proprio un appuntamento suo molto particolare, quello di partecipare, di scrivere ogni mattina una cosa. Addirittura è arrivato ad avere la capacità di inserirlo prima, quindi non svegliarsi per forza presto, per poter scrivere il pensiero mattutino, ed era seguito comunque da tantissime persone. E questa è stata una cosa veramente molto bella, anche perché la partecipazione alla presentazione e poi a tutto quello che ne è venuto poi dopo, quindi anche il libro è arrivato ovunque. Devo dire che ha superato proprio i confini, persino in America ce lo hanno chiesto, ed è proprio un salto nella ribellesità, nel teatro, nella storia, perché poi è la storia della nostra città negli ultimi decenni, quindi questa è una cosa molto importante. Teatro, parodie musicali, qualcosa anche sul carnevale, tramandava dei ricordi che dalla fine degli anni 50 in poi, a Rivera poi hanno fatto la storia. Adesso sembra tutto più facile, è molto più facile in effetti, però devi essere bravo anche con la tecnologia. Invece allora ci voleva carta e penna. Sì, È infatti, molta. ma soprattutto oggi per qualsiasi cosa si faccia c'è bisogno, insomma, di essere aggiornati, no? Come dici tu, con la tecnologia. All'epoca il teatro, per esempio, veniva fatto tutto senza l'ausilio di quelle che sono oggi tutte gli elementi particolari, tipo non lo so, il maxi schermo, il proiettore, quindi le scene venivano Il fatte. globo con le parole. Cioè, tu mi insegni che comunque bisognava per forza intendersi di tutto, no? Anche il legno per fare le scene, insomma, i costumi, i trucchi. Era proprio un lavoro, come ancora lo è, devo dire, comunque, un lavoro molto pesante, Molto artigianale. molto artigianale. Poi soprattutto queste persone, Ribera è piena, fortunatamente, specie nella stagione d'oro degli anni passati, proprio faticavano per poter arrivare, per poter produrre, per poter far partecipare gli altri, per Per mettere in scena qualcosa. mettere scena. Era un lavoro che partiva proprio artigianale, cioè si andava dall'elemento essenziale, dall'inizio fino ad arrivare al prodotto finito, e questa era proprio una cosa molto, molto particolare, che comunque viene raccontata anche qui nel libro, sempre con ironia. Lo scorso anno la vostra mini tournée in provincia è andata abbastanza bene. Sì, abbiamo ripreso dopo la parentesi della pandemia con Lucondra di Nino Martoglio. È stato un grande successo anche perché il pubblico si è riconosciuto nella storia, perché la storia racconta della pandemia, dell'epidemia di colera che ha toccato la Sicilia negli anni 80 dell'Ottocento e ha proprio dimezzato la popolazione, e sempre, come ci siamo accorti noi durante il periodo della pandemia, venivano fuori sempre i complottisti, quelli che pensavano che in realtà il morbo era stato buttato, dicono letteralmente, dalla politica, e quindi dal governo regio, che doveva uccidere la gente del meridione. È stata veramente una cosa molto sentita dal pubblico. Una tournée, sì, piccola, riprenderà quest'estate, sempre con questo testo. Gireremo un po' per la Sicilia. Sì, quindi Roma e Milano, diciamo, sono delle tappe di appoggio, perché poi tutto quello che producete, tutto quello che pensate, viene a finire in Sicilia. Oddio, sì, certo, io a Milano, per esempio, i miei alunni lo sanno, devono imparare il siciliano, perché altrimenti, insomma, è una lingua internazionale, perché dobbiamo essere bilingue, ma non solo con l'inglese o con le altre lingue. Il siciliano ha pari dignità, e loro, io diciamo, in ogni mia lezione ci inserisco un po' anche di questo, quindi credo che sia un linguaggio internazionale. La tua esperienza nel mondo della scuola a Milano, dov'è la differenza fra nord e sud, dal tuo punto di vista? Allora, io non ho mai lavorato al sud come insegnante, quindi ho sempre lavorato al nord, a Milano in particolare. Devo dire che comunque, dal punto di vista, da quello che posso dire, io piuttosto saluto i miei alunni che ci stanno seguendo anche dal nord, gli alunni milanesi, siamo in diretta su Instagram. Allora, il discorso è uno, che lo Stato è uguale ovunque, quindi in realtà le scuole statali soffrono gli stessi mali, sia al nord che al sud, non è che c'è una Proprio differenza. ieri, Sì. l'altro ieri, scusami, quell'episodio di un ragazzo che a scuola accoltella una professoressa.
Sì, e purtroppo la situazione è questa, molto critica, anche perché i ragazzi hanno bisogno, secondo me, di essere ascoltati, di essere compresi, bisogna un po' rendersi conto di quali sono i problemi di questa società, che poi vengono fuori durante le ore di lezione. Quindi l'accanimento da parte dei colleghi poi porta a delle reazioni, quindi secondo me non per giustificare il gesto, assolutamente no. Perché comunque c'è bisogno sempre di parlare, di chiarirsi e di tentare in tutti i modi di risolvere le cose. Però sicuramente questo sarà stato un ragazzo che avrà avuto dei problemi a casa, dei problemi in famiglia, dei problemi con la società. Sì, ci è stato certificato. Ecco, però prima di arrivare a fare un gesto del genere, credo che ci debbano essere molte tappe intermedie per poter scongiurare una cosa del genere, perché poi l'insegnante è quello che si trova a contatto con l'alunno in classe, quindi questa è una cosa come un po' le forze dell'ordine si trovano a contatto con la gente, no? Chiunque, i giornalisti, cioè tutte le attività che sono del pubblico sono delle attività che comunque devono essere anche tutelate con gli strumenti. Sì, speriamo e quindi, che finisca bene. Che non si verifichi più una cosa del genere, perché andare a coltellare un insegnante, tra l'altro alle spalle, quindi non ha dato manco la possibilità di difendersi, questa è una cosa veramente brutta. Sì, perché ha dichiarato che non si aspettava qualcosa del genere, quindi non era pronta questa reazione. Però dicevamo, quindi le stesse problematiche, adesso parliamo invece degli studenti, sono diversi dal punto di vista dell'approccio oppure hanno qualche cosa in più? No, sicuramente le sollecitazioni sono diverse, perché vivere in una grande città e soprattutto nel nord, perché purtroppo oggi questa differenza si presta ad essere sempre più evidente con l'autonomia differenziata che stanno combinando, secondo me questa lacerazione si aumenterà ancora di più. E vivere in una grande città dà la possibilità di assistere a tutta una serie di sport, cultura in generale, quindi magari le sollecitazioni sono diverse, come anche rispetto ai paesini anche è diverso. Poi è tutto a portata di mano. Ecco, però secondo me i ragazzi sono uguali ovunque, quindi non ci sono differenze sostanziali. Certo, ci può essere, come ho detto, un discorso culturale, una differenza di sollecitazione, di possibilità, però non ci sono particolari differenze. Arriverà il punto in cui tu farai la tua scelta, nord o sud, per ora sei, diciamo, in una fase di attesa, però chiaramente quanto ti peserà abbandonarlo o sarà tanto la gioia per il ritorno fra i tuoi? Vedremo quello che succederà col tempo. In realtà al momento diciamo il mio lavoro è lì e quindi abito pure lì e quindi poi vedremo cosa ci penserò. Ecco, però in realtà il fatto che comunque io d'estate si ritorni con il teatro a lavorare qui, poi c'è l'intervallo di Natale, c'è la possibilità, insomma, durante l'anno, facendo un lavoro ricco di vacanze particolari, di facendo tornare sempre i ponti, il ponte lungo, ecco, tranne quello di Messina. No, quello di Messina sarà fatto pure a breve, no? Quindi faremo tutti i ponti possibili, pure quello di Messina, che Salvini si è impegnato per poterlo fare, quindi anche sotto questo punto di vista, quindi credo che comunque non mi pesi tanto il fatto, al momento, poi vedremo in futuro quello che succederà. C'è un comitato che ha detto faranno il ponte per fare la maratona a Messina, per fare la concorrenza a quella di New York. Addirittura. Vabbè, quanto ti manca la nebbia che manca ai Lombardi? Perché da tanti anni che non c'è più. Infatti, non mi manca perché non l'ho mai vista direttamente. Cioè, è una cosa. L'umidità, il freddo, la neve. Parliamo allora del cambiamento climatico, perché anche lì non sono più abituate. Ieri sulla Modena a Bologna, un banco di nebbia. Allora noi da piccolini seguivamo sempre le notizie, del colonnello Bernacca ci diceva un banco di nebbia, questo banco. Ieri un banco di nebbia sulla Modena a Bologna ha causato un incidente, un tamponamento con 100 macchine coinvolte, per fortuna pochi danni personali, fisici per le persone coinvolte nell'incidente, perché a quanto pare non erano più abituati a questo tipo di nebbia. È cosa che ci stiamo anche noi qui, per esempio la produzione delle arance, so che quest'anno non è andata benissimo, il problema sia dell'acqua che del tempo che è cambiato, perché le arance vogliono, come tutte i prodotti agricoli, vogliono un certo... Vuole l'acqua, vuole il sole. E quindi vuole freddo pure per poter maturare, quindi siccome freddo ce n'è stato poco, acqua poca, sole tanto, insomma è cambiato un po' il sistema. Le immagini del 31 dicembre, quando tutti facevano i bagni a mare per festeggiare l'anno nuovo, erano immagini che
probabilmente avremmo potuto trasmettere per il Ferragosto perché Assolutamente sì. E c'erano gli stessi colori. ci dovremmo Vabbè, attrezzare per resistere a questa cosa. torniamo ad Assaggine, la parte più bella che tu, secondo te, quella che leggi o vorresti rileggere sempre. Allora, ripeto, in realtà è un libro che è molto vario, quindi si può, in base a quello che si vuole leggere, si può leggere. Ci sono gli elementi più seri, quindi come ho detto, le poesie di I miei sogni e la mia realtà, abbiamo visto questa, la Venere Santo, oppure Cado un barcone, che è proprio tragica. Queste sono degli elementi molto molto seri. Oppure gli aforismi, la ricchezza non avere bisogno, nel bisogno sta la povertà, per esempio. E quindi queste sono le parti serie. Se poi invece ci si vuole divertire un po', rilassare e passare una serata diversa leggendo, perché la lettura mantiene viva la mente, quindi proprio è una partecipazione diretta, si può leggere quelle che sono, per esempio, gli elementi i racconti che sono stati stravolti e cambiati dalla sua fantasia, per esempio, la favoletta di Ulisse, che è una vera e propria favoletta che lui ha riscritto, nel senso dandole un'impostazione molto, molto particolare. Oppure, ecco, Cappuccetto Rosso, una vera e propria parodia, se così si può dire, di una favola che tutti conosciamo. Oppure ci si può addirittura, i ragazzi me lo dicono molto perché, per esempio, mettono il karaoke, figurati che c'è stato un mio amico seduto a un ristorante, al nord Italia, e sentiva proprio una canzone che mio papà aveva messo su YouTube, che è questa, della parodia del ragazzo della Via Lucca, che è un omaggio del Reverise. E questa è veramente, c'è da ridere tanto, proprio perché le abitudini dei riberesi quando si sposano e tutta una serie di cose. Quindi questa è molto leggera e molto divertente. E poi ci sono anche tutti gli elementi particolari della vita quotidiana, come dicevi tu, il buongiorno la mattina, i social, Facebook, la storia del nostro paese degli ultimi anni. Quando per esempio è partita un'iniziativa col comune di Ribera, molto satirica, che si chiamava Adotta una buca. Quindi era partita prima Adotta Un'aiola. un'aiola, poi in realtà ci siamo accorti che le buche erano talmente tante che ogni riberese ne poteva avere almeno una in particolare e curarsela, e su Facebook è veramente scoppiato un pandemonio perché tutti partecipavano, abbiamo rilasciato le attestate e abbiamo fatto una Sì, mostra. a proposito della buca, che è una caratteristica di tutti i paesi, purtroppo, soprattutto al sud, circa 15 giorni fa a Siracusa, c'era un referendum, volevano cambiare il nome, non più Siracusa, ma Sirabuca, perché c'era la buca, quindi per dire che il problema, secondo me, delle buche è che intanto ci vuole la giusta manutenzione per non fare le buche. Ecco. E poi gli organi istituzionali, i comuni hanno tempi lunghi, purtroppo. Tempi lunghi che fanno sì che poi Chissà perché, però. da una buca poi. E tempi lunghi perché la Perché? nostra grande burocrazia colpisce anche lì. Qua. Perché Colpisce anche io lì. vedo altre realtà in cui Sì, se c'è una buca alle 9 mattina già si sta mattina. chiaramente è anche un certo modo di pensare, Ecco. perché non bisogna vivere sull'improvvisazione, bisogna programmare per avere determinate cose che purtroppo in alcuni territori dell'Italia stendiamo ad avere. Però Però ci ha la salvato la speranza. capacità di ridere e di ironizzare Sì, da sempre, chiaramente, no? chiaramente. Cicerone pensa, stiamo parlando del primo secolo a.C., diceva che non c'è cosa che un siciliano non può affrontare ridendo, proprio Sì. perché già all'epoca eravamo Perché particolarmente abbiamo avuto tutto e quindi capaci e poi abbiamo perso tutto. Abbiamo tutto, l'abbiamo perso, non l'abbiamo più ritrovato. Ora troveremo il ponte sullo stretto, però, come dici tu, sarà una struttura. Sì, Speriamo. speriamo, perché questo al di là di tutte le cose, perché poi chiaramente c'è anche la linea di pensiero, prima facciamo la strada e poi facciamo il ponte. Per esempio, proprio di stamattina la notizia che si interverrà sul castello di Poggioreale a Ribera, soprattutto per metterlo in sicurezza. Non si parla di aggiustare, perché poi c'è quello che lo vuole e dice così ci andiamo ad abitare. No?
si metterà in sicurezza, si metterà in sicurezza, verrà illuminato e si consolideranno tutte la struttura che è rimasta, sì. Però pensare di rifarlo. Subito dopo c'è anche l'altra notizia, che forse faranno la strada, perché ogni tanto frana e quindi ci sono delle difficoltà. Sono tutte cose messe insieme, però fra arrivare al finanziamento, come il discorso di poc'anzi, progettare il tutto, riuscire a far sì che i costi siano entro i limiti del finanziamento e poterlo dire fra un anno lo inauguriamo, non è una cosa facile, anche perché poi probabilmente bisogna anche lottare contro quelli che qualcuno ci mette le luci per illuminarle, poi ci sono quelli che le vanno a prendere le luci e quindi creano anche certo. Però piano piano nella nostra terra riusciremo ad avere anche un parlume di luce, anche di luce, un pezzo di castello di Poggiodiana da poter usufruire. E sarebbe un luogo bellissimo anche per fare rappresentazioni teatrali, sì. Ambientarle proprio in questo posto spettacolare, però vedremo quando ne parlerà. Diciamo che non c'è solo Taormina, ecco. Quindi no, assolutamente potremmo avere Taormina, Segesta, perché no, anche castelli che sono in provincia, c'è quello di Naro, c'è quello di Burgio, io sono stato all'interno di quello di Burgio, ma c'è anche quello di Licata, c'è quello del Conte Luna Sciacca, dove c'è stato anche lì delle rassegne, c'è una cooperativa che ha preso in gestione tutto questo e ci vuole tempo, però probabilmente ci arriveremo con tanta buona volontà. Giuseppe, che notizie mi dai di Francesco, il nostro corrispondente da Roma? No, lui sta bene, lavora pure là, insegna, piuttosto è collegato, lo salutiamo, perché ci sta guardando in diretta insieme anche a Veronica Gaiano. Non sono insieme, però Veronica è della nostra compagnia teatrale, se ti ricordi, grande attrice, dopo Sofia Loren c'è Veronica Gaiano, aveva partecipato a molte delle nostre rappresentazioni teatrali. Il mio fratello invece è a Roma, insegna lì, e quindi anche lui, insomma, in una grande città d'Italia, e quindi partecipa a queste cose. Però io ti chiedo di dirlo pure ai nostri ascoltatori che ci sono qui, che evento particolare c'è in questo periodo per la musica italiana, lo sapranno, però sì, l'ho detto da te. Difatti lo stiamo andando su Facebook, stiamo registrando il tutto, sì. Perché la nostra Carmen Zito in queste ore, proprio in questi minuti, è a Sanremo da 2 giorni che sta girando per Sanremo con il telefonino acceso, quindi fa le dirette, mi manda le fotografie, sì. Perché la nostra inviata a Sanremo sta avendo tanto successo, tra l'altro quando lei si presenta con la sua voce bellissima, ha coniato "Siamo a Sanremo" con Radio Torre Libera, la cosa è stata la sigla che lei canta, quindi veramente ci fa questo, perché è importante essere lì. Infatti quando lei ci ha detto che andava a Sanremo abbiamo preso subito degli accordi, perché non accordi era anche musicali, sì, perché non era più possibile, avevano chiuso gli accrediti e cose varie, perché bisogna fare la richiesta prima, ma poi non mi piace perché vai a finire all'interno della sala stampa e sei chiuso lì dentro e lo vedi in televisione. Invece così siamo nel centro di Sanremo, fra Piazza Colombo, dove c'è il Teatro Ariston, che sono vicinissimi, e mi diceva che ieri c'erano anche problemi per le tante persone che c'erano, e quindi certo. Quando stava cominciando il festival, perché c'è stato pure l'allarme bomba, la sera prima, ma ieri sera, come era la prima, e poi c'era la fanfara dei Carabinieri, come abbiamo visto che ha sfilato, le forze dell'ordine hanno chiuso, diciamo, un bel po' prima con un corridoio di sicurezza, e quindi era quasi impossibile, tranne quelli che proprio erano fermi lì, ma dalla mattina alle 7 erano fermi lì, non li spostavi nessuno. È bella questa collaborazione che c'è tra la gente, sì. E Radio Torre Libera si conferma, sì, veramente, come dicevo poco fa, un faro, perché c'è una partecipazione diretta delle persone normali come Carmen, che lavora, è un grande artista. Noi ringraziamo con tutto il cuore, assolutamente. Sta facendo davvero conoscere un po' in tutta Italia, ma poi la sua genuinità, la sua squisitezza, il suo modo di porsi.
E poi ha studiato pure tanto, di grande cultura musicale, no? Quindi... È difficile dire no a Carmen. Assolutamente. Anche perché si presenta con quel sorriso che ha. Poi sta a sentirla parlare, mette subito tutti a proprio agio. E diciamo che ieri ogni suo post veniva visto e commentato da tantissime persone. Quelle di stasera non riesco neanche ancora ad andarci dietro perché mi ha mandato tante fotografie che metteremo nel corso della serata, mentre tutti gli altri mettono i cantanti, le musiche, sì, e commentano. Da ieri c'è la professione di critico musicale su Sanremo, cioè, da ieri su tutto. E soprattutto le foto delle televisioni, perché io faccio un appello internazionale qua su nella mia diretta Instagram, pure con la mia pagina, il mio account. Basta fotografare televisioni, per favore, perché non ne possiamo più. Sì, noi mi ammonisci pure tu a questo appello. No, noi invece ieri sera per abbiamo fotografato solo per dare un'idea di com'era, ecco, i titoli delle canzoni, quanto li presentavano. Ma non... Sì, ma un conto che lo fai tu che sei, dirigi qua la radio e tutto quanto, dico, sì, chapeau. No, per una completezza dell'informazione. A casa di ognuno mettiamo le foto di tutti i televisori, da Facebook era proprio invaso di tutte queste televisioni. Forse per far vedere il modello di televisione. Il modello di TV, c'era proprio la marca e tutto quanto, e poi i giudizi su fior di artisti, cioè dico persone... Pagelle, cioè dico, ho letto anche dei giudizi molto molto crudi, sì, su gente tipo, non lo so, la Bertè, su Fiore la Mannoia, cioè Angelina Mango che ha fatto un grandissimo successo di recente, poi è giovanissima, anche se figlia d'arte, e quindi ha avuto veramente una grande, perché secondo me c'è pure molta difficoltà, sì, quando si è figli d'arte a poter, sì, superare il limite, perché molto spesso c'è il pregiudizio di dire vabbè, figlia di, quindi ha fatto successo, invece questa ragazza è veramente molto molto in gamba, sì, e di talento. Per cui... chiaramente il successo ti può aiutare fino a un certo punto, se poi non c'è dietro. E poi il successo può arrivare in qualsiasi modo, però poi la difficoltà del successo è mantenerlo. Angelina Mango in un anno e mezzo che è presente un po' da tutte le parti, e bisogna anche vedere nel contesto, perché Angelina, sì, Mango al momento ha accanto una coppia di cantanti, Annalisa, con i suoi successi estivi, che oscurano tutte le altre che, certo, tentano di avvicinarsi, perché se tu trovi la strada sgombra e vai, sei l'unica cantante di un certo tipo, con la voce perfetta, una faccia simpatica che riesce a attirare. Invece c'è Annalisa, che con il suo tormentone lo scorso anno ha raggiunto tutti i record di vendita, anche ha battuto anche i record su streaming, perché ha monopolizzato tutta la musica leggera italiana. Quindi arriva Angelina Mango e fa la concorrenza ad Annalisa. Però ti posso fare una domanda, allora io facciamo un buon cambio, sì, di ruoli per un secondo solamente, ci sono tutta la gente collegata, quindi dico, diamo un'anticipazione, secondo te Mimmo Tornambè, direttore di Radio Torre Ribera, quindi esperto di musica, oltretutto anche che segue, chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? A meno che non ci sia un terremoto oppure ritorni il Covid, i quattro nomi che da qui uscirà la vincitrice sono Annalisa, Angelina Manco, Mahmood, Diodato. Questi, Annalisa, queste, Angelina Mango, seconda, dici tu? La rosa dei la rosa sono questi quattro. Difficilmente qualcuno si può inserire, tranne che la Bertè non arrivi qualcosa di particolare. Però a primo ascolto, ieri non ha colpito al 100%, ma anche la stessa Fiorella Mannoia con la sua canzoncina Che Bella. Mentre potrebbe essere la sorpresa la prima che ha cantato ieri sera, la prima ragazza che ha cantato ieri sera, che ha aperto Clara, che potrebbe esserci. Però io mi ricordo che Vasco Rossi è arrivato ultimo nell'83 con Vita Sferica. Mio fratello dice che ha vinto Carmen Zito sicuramente, sì, questo Sanremo di quest'anno l'ha vinto Carmen, perché ha partecipato in maniera molto
molto sincera e molto appassionata. Poi per il resto quello che succederà, io vedremo. Vi ricordo l'esclusione di Adriano Celentano con il ragazzo della via Gluck. Vi ricordo il successo di Little Tony con Cuore Matto nel 67. Ha vinto Non pensare a me di Claudio Villa e Iva Zanetti. Era la canzone tradizionale. Il 67 è stato l'anno in cui è finita la canzone tradizionale. Sì. Perché prima del 67, nel 66 aveva vinto Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti con Dio come ti amo. Quindi già siamo poesia pura con la canzone fatta in un certo modo. Poi c'era Non pensare a me, che era una bella canzone. Storia, anche dei testi molto impegnati. Sì, sì. E poi scuro Cuore Matto, che ha conquistato tutte le classifiche discografiche. E quindi diciamo che Sanremo, nel bene o nel male, abbiamo una conversione in questi giorni che gira sui 100-300 MHz di forza di frequenza, abbiamo raccolto circa 800 pezzi di Sanremo, da Casetta in Canada a Mahmood con soldi, e diciamo che Sanremo è la musica leggera italiana. Tutti sono bichichi, tutti sono... l'unico che non è andato a Sanremo, poi ci è andato come presentatore, è stato Claudio Baglioni. Sì. Cioè, se vogliamo proprio metterla a un certo livello, dice, lo snob Sanremo, Renato Zero ci è andato nel massimo della popolarità, è arrivato terzo. Totò Cutugno, adesso tutti piangono Totò Cutugno, ieri hanno fatto vedere Gli Amori, ma dovevano far vedere e sentire anche la versione di Ray Charles di Amore, che è un pezzo di storia della musica leggera internazionale. E l'ha cantata insieme a Totò Cutugno, era un pezzo di... Ma è bello perché ogni anno è sempre diverso, c'è sempre qualcosa di nuovo da dire. Quest'anno si è visto un po', almeno quello che ho visto io ieri, un modo nuovo anche di testi e di musiche, molto più riflettute, più... Non ci sono canzonette, secondo me. Si rinnova, poi ci sarà la canzone che ti colpirà, poi ci sarà... Chiaramente... È un linguaggio diverso, i gruppi che si avvicinano alla musica trap, il rap che si avvicina e che conquista le classifiche, non è la musica che arriva in prima serata sul primo canale. Certo. Cioè, bisogna arrivarci piano piano e ci può arrivare solo tramite Sanremo, altrimenti non li vede nessuno. Sì. Cioè, possono avere milioni di streaming in tutto il mondo, però su Rai 1, con 12 milioni di persone, da martedì fino a sabato, non ci puoi arrivare mai. Poi, se ti vuoi fare conoscere, la via è quella. Chiaramente i testi sono completamente diversi, perché siamo noi diversi. Sì, cambiano tempi. Siamo noi diversi. Se tu pensi che nel 78 dicevi il DG's e partiva la colonna sonora, anche se non c'è, e adesso i tempi sono diversi perché non c'è più bisogno. Adesso manca l'attesa, ecco, vedi, perché la febbre sabato sera, mentre faceva successo in America, in Italia non c'era e tutti pensavano quando arriva, perché la musica arriva dopo un certo... Allora, ai tempi arrivava dopo 7-8 mesi e poi si preparavano le versioni italiane, poi si preparavano... Vabbè, è cambiato il mondo, ma ad esempio anche da questo libro di mio padre si capisce, proprio leggendolo, il contesto storico come è cambiato, perché comunque, dico, i tempi cambiano e la storia va sempre avanti, ovviamente. Il suo teatro è un teatro molto impegnato anche dal punto di vista politico, no? Delle lotte, perché mio papà era 68 proprio della prima ora e quindi Capellone quando aveva la possibilità nel 68 ci raccontava, è scritto pure nel libro, tutta una serie di attività molto molto impegnate per i diritti della scuola, per... Ma già bastava avere i capelli lunghi ed era ecco, molto intellettualmente impegnati i ragazzi, lo erano, chi più chi meno. Per esempio Scuscio di carta stala, la commedia che tu hai, a cui hai fatto riferimento, che è stata la prima commedia di mio padre nel 1973, quindi con un gruppo, abbiamo celebrato i 50 anni di questo testo quest'estate, l'abbiamo pure detto che è stata andata in scena per la prima volta nel 73. In Scuscio di carta stala si parla per esempio dell'abuso edilizio, si parla di questa Sicilia che viene toccata da quelli che sono i magnati che poi oggi come oggi insomma sono l'ordine del giorno, quelli che compravano per impiantare l'hotel di turno in cui doveva andare il turista, no? E quindi espropriavano questi terreni. Gestivo.
il villaggio estivo. Espropriavano questi terreni e espropriare il terreno vuol dire non solo togliere la possibilità di andare avanti anche dal punto di vista del lavoro, perché ti prendi i soldi che ti danno e basta, poi l'attività finisce completamente. Ma anche in quel testo si coglie proprio questa cosa, la mancanza del punto di appoggio, del ritrovo della famiglia, e quindi si perde completamente l'atmosfera bella che c'è e che si respira in campagna d'estate quando si riunisce tutta la famiglia. Scuscio di carta assai è proprio impegnata sotto questo aspetto, cioè si racconta sorridendo ma non tanto, perché il teatro nostro, per esempio il mio e di mio fratello, è un teatro molto più comico rispetto a quello di mio padre, cioè le commedie di mio padre sono molto molto più impegnate, e per questo ovviamente non si può pretendere di ridere dall'inizio alla fine, perché il teatro deve comunque far riflettere. Far riflettere, far pensare e mettere di fronte colui che va a vedere il teatro alla realtà di com'è, sì. Alla realtà che cambia purtroppo, mentre noi ci siamo dentro, noi siamo i protagonisti di un film, primo tempo, secondo tempo, e cambiamo dietro, perché è la vita che ci fa cambiare, però ci sono degli appuntamenti, ecco, per questo poi ognuno diventa, ci sono degli appuntamenti immancabili che ci segnano, tipo sì. I mondiali di calcio, gli europei un po' meno, e quando tutti diventiamo protagonisti nel nostro piccolo. Pensi poi che in Spagna la nazionale faceva lo sciopero della stampa perché non parlava più con nessuno, perché tutti davano l'Italia perdente, poi siamo diventati tutti tifosi numero uno perché l'Italia ha vinto, ti accorgi che i critici lasciano il tempo che trovano, perché la partita di calcio è come la canzone o ti colpisce o non ti colpisce, non ci deve essere. Però pure è bello che si crei un clima di confronto, di scambio di opinioni. Sempre molto è augurabile il fatto che sia uno scontro civile, perché sui social molto spesso. Nei termini, dobbiamo rimanere dentro i termini, perché ognuno, intanto arrivare sul palco di Sanremo e andare a cantare non è una cosa facile. Assolutamente. Tutti diventiamo scienziati. C'è da rimanere sulle scale. Ma già superano gli step, no? Come ha fatto Annalisa, che è entrata da una porta laterale, non è entrata dalle scale. Sì, magari aveva le zeppe troppo alte, poi rischiava di cadere, può essere. E quindi per arrivare a Sanremo c'è un lavoro di preparazione. Io ho parlato, ti dico un'altra curiosità, che la dico sempre perché da 40 anni è così. Il protagonista principale di Sanremo è l'uomo dei microfoni. L'uomo dei microfoni si chiama Pippo Balistreri ed è di Palermo, ed è uno dei primi che a Palermo fondò Radio Palermo Centrale e si faceva chiamare con il nome di Geronimo come DJ, era Geronimo. Poi conobbe Pippo Baudo e il suo mestiere è fare il microfonista a Sanremo. È più importante di tutte, ha il ruolo più importante, perché a Sanremo funzionano tutti i microfoni, perché se non funzionano se ne accorge tutto, e lui per un anno intero tiene tutta questa cosa. E non è una cosa, non è un'impresa facile. Assolutamente. Far funzionare tutto, il microfono dell'orchestra, il microfono del cantante. Tu vedi sempre che c'è un uomo, lo guardo sempre a Sanremo per questo, perché ci sono anche dei particolari che possono anche sfuggire. C'è sempre uno che tiene un microfono in mano e tu ci fai caso nelle riprese, c'è sempre uno che tiene un microfono, perché in caso di emergenza c'è sempre pronto, vicino, certo, sempre vicino ad Amadeus, sì. Sempre vicino al direttore dell'orchestra, ci sono perché tutto deve funzionare bene. Se poi calcoli che mentre devono funzionare i microfoni devono funzionare anche le luci, che sono spettacolari, ed è c'è un altro responsabile che deve fare, certo, cioè, pensi che poi arriviamo noi seduti sul divano che ci voleva fare questo. Allora, poi Riberezzi è un buon tuttologo, cioè non, questo lo dobbiamo dire pure, no? Non è cioè, così. In generale noi Riberezzi siamo particolarmente esperti in qualsiasi cosa, quindi nel periodo di Sanremo Riberezzi diventa microfonista del festival, diventa regista, diventa giudice dei cantanti, insomma è tutto di più. Ma poi siamo spiazzati tutti, perché ieri hanno battuto il record dello scorso anno, 12 milioni di persone, una conta di share in più, qualche spettatore in meno, però durante la serata è aumentato, quindi nel 2023 hanno fatto il 12%, se non sbaglio, adesso il 14, quasi 15%. Quindi
tutti quelli che dico non lo vedono, spengo la TV, non è vero, bisogna, perché i numeri parlano chiaro, quindi o sono truccati i numeri. No, no, ma io ci credo che c'è una partecipazione diretta. No, c'è una partecipazione anche perché non puoi fare a meno di Ferremo. Poi abbiamo Carmen, quindi è un motivo. Carmen, che salutiamo, noi da qui, lei a Sanremo direttamente, quindi sì, che sta incontrando il fior fiore della canzone italiana che è riunita proprio in questo periodo. Io volevo dire che di questo libro sarà pure tratto uno spettacolo teatrale quest'estate, e quindi proprio gli elementi teatrali, perché è tutto teatrale nella maggior parte delle sue pagine, quindi sarà fatto uno spettacolo teatrale con collaborazioni anche tra le compagnie teatrali di Ribera e non solo, e in più nascerà, da quello che ci stiamo impegnando, un premio Giovanni Cipolla, sì, per concezioni di teatro e di poesia, soprattutto per i ragazzi. Perché è una cosa importante per evadere, purtroppo, da quella che può essere la noia, la tentazione riguardo alle devianze, che purtroppo in questa società, come sempre, ci sono sempre state, però bisogna resistere. Pensiamo che sia un elemento molto importante poter partecipare, quindi anche coinvolgendo le scuole, quindi a breve insomma ci attiveremo pure per questo. Oltretutto anche con Mariangela Vella, l'editrice, stiamo collaborando per delle iniziative che riguardano Agrigento Capitale della Cultura, sì, 2025, e quindi ci sono molte possibilità che si arrivi anche, diciamo, ad avere una vetrina più ampia, di rilievo almeno provinciale, perché insomma credo che le potenzialità ci siano. Va bene, noi abbiamo toccato quota di spettatori? Sanremo? No, abbiamo superato Sanremo il minutaggio. Un saluto ai miei alunni di tutta Italia, perché mi stanno scrivendo qui, vogliono essere salutati assolutamente, vi penso sempre, un bacione, mio fratello che è a Roma, poi Veronica Gaiano abbiamo detto che non è a Sanremo ma è a Bergamo, e tutti gli ascoltatori di Radio Torre Ribera. Io sì, ti ringrazio. Questa poi la metteremo fra lunedì e martedì, intanto la mettiamo su YouTube, così rimane, e noi diamo subito, a partire da oggi, tutta la nostra piena disponibilità per tutte le iniziative che tendono a far conoscere. Un bacio a Roberta pure, no? Perché ora giustamente scriviamo tutto, un bacione. Io ti dico assolutamente, ti ringrazio per la possibilità che mi hai dato oggi di parlare di questo libro, e quindi Radio Torre si conferma sempre, come ho detto poco fa, un faro per i riberesi ovunque, per l'attenzione che date. Oltretutto è una radio storica veramente da anni, e quindi grazie a te che la rendi sempre viva e partecipe. Ok, va bene, Assaggini lo facciamo rivedere. Assaggini, sì. Assaggini, eccoci. E ci rivediamo in estate. A presto e grazie. Buon Sanremo, Mimmo, e salutami Carmen in particolare. Va bene, sarà fatto. Musica.